Bene, buonasera. Il 10 di febbraio ricorre il giorno del ricordo che è stato istituito con legge del 2004 per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre, degli istriani, dei fiumani, dei dalmati nel secondo dopoguerra, e della più complessa vicenda del confine orientale. E questo ha dato luogo a un revisionismo storico, per cui l'ANPI, con questo incontro, vuole tentare di contribuire alla ricerca storica su quel tempo terribile attraverso l'intervento di uno storico che è qui con noi stasera, Franco Cecotti, per parlarne senza reticenza e per proporre una politica che faccia veramente i conti con la storia, per evitare quel revisionismo che con un'operazione pesante ha teso e tende a presentare il movimento dei partigiani italiani e slavi come movimenti di criminali, assolvendo per converso il fascismo, che è il vero colpevole di tutte le vicende dei confini orientali. Per cui stasera vogliamo dare, attraverso la presenza di Franco Cecotti, delle informazioni sul fascismo, la guerra, la resistenza e della più complessa storia del confine orientale, per contribuire a stabilire la verità storica circa quelle vicende che tanti dolori, repressioni e lutte provocate in quelle zone dall'avvento del fascismo fino a quando non si sono risolti i problemi del confine con il Trattato di Osimo. Franco Cecotti, ricordo, è vicepresidente dell'ANED di Trieste, membro del Consiglio Provinciale dell'ANPI di Trieste. Collabora con l'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione del Friuli Venezia Giulia, di cui è anche presidente. È autore di numerosi saggi, partecipa a numerosi incontri su questi temi e è anche un esperto della didattica di storia che riguarda questi temi. Lo ringrazio per aver accettato il nostro invito e gli passo la parola. Non si sente? Buonasera a tutti. Ringrazio Lampi di Cologno per questo invito che mi permette di illustrare un po' la storia delle terre da cui trasmetto questa conferenza. Sono Franco Cecotti, sono stato presidente dell'Istituto della Resistenza di Trieste, sono attualmente vicepresidente dell'ANED, dell'Associazione dei Deportati di Trieste, e collaboro anche con l'ANPI, mia città. Quello che vedete fin dal titolo, c'è un
particolare che va tenuto presente, che io utilizzo in questa occasione, 1914-1954. Qualsiasi, 14 inizia la prima guerra mondiale a livello europeo e 1954 Trieste ritorna all'Italia dopo un periodo in cui si chiamava il territorio libero di Trieste con la città capoluogo di questo territorio. Non è non sono date irrilevanti perché dipende molto quando parliamo del confine orientale anche da dove si comincia a parlare. Alcuni studiosi cominciano a metà 800 con lo sviluppo dello Stato-Nazione, del nazionalismo, per capire cosa succede in un territorio in cui sono presenti cittadini che parlano lingue diverse e fanno riferimento a nazionalità diverse, come cominciano a essere chiamate dall'inizio dell'Ottocento, ma soprattutto alla fine dell'Ottocento. Quindi le date che questo 1454 sono, come dire, non si può cominciare dopo di queste date per dar conto di quello che è successo. Il titolo stesso che vedete che uso per queste mie conferenze è quello della violenza in confine orientale. È un po' la violenza della guerra ovunque in Europa in quegli anni, nella prima e nella seconda guerra mondiale. Se andiamo avanti con la diapositiva, possiamo vedere che proseguire con la diapositiva, vi mostro sempre una prima serie di volumi, quella precedente magari. Positiva precedente, questa vi mostra un po' per capire che l'argomento di cui parliamo sarà il focus di questa sera, nuovo o sconosciuto o non studiato o non indagato, è un argomento dove non ci siano fonti e documentazione. È un argomento super studiato. Questi libri vanno letti, non ve li presento non per vedere i titoli, gli autori, eccetera. Guardate le case editrici, sono case editrici Marsilio, Bolindieri, Einaudi, Mondadori, Editori Uniti, Rizzoli, tutte hanno prodotto dei volumi riguardanti la storia del confine orientale. È sempre opera di più studiosi, non uno solo, o due, o tre, o solo del confine orientale di queste parti. Come dire, sono indagini che hanno utilizzato le fonti più diverse, di stati diversi, da quelle di Lubiana, dell'Archivio di Stato della Slovenia, di Roma, italiano, croato, anche negli Stati Uniti e a Londra, e anche dell'Unione Sovietica. Quindi tutti gli archivi sono aperti e il discorso ormai è abbastanza noto, profonditamente noto tra gli studiosi, anche se un largo pubblico non approfitta di questa storia a conoscere tutta la storia di tutti i posti del mondo, ma le fonti per chi vuole ci sono, e ci sono interpretazioni più o meno anche divergenti talvolta, ma con dati simili, uguali, scala di vittime, di profughi, eccetera, sono uguali. Vedete, sono una serie di libri che parlano sia di foibe, quindi il periodo di fine della seconda guerra mondiale, ma anche di esodo che continua fino al 56 anche dopo. Vi faccio notare il libro in basso, nella fila in basso, Storia di un esodo, è del 1980, è stato prodotto della resistenza di Trieste ed è ancora oggi valido e i dati che porta sono importanti. Un'altra serie di volumi, ecco questi qui,
continua la serie, però hanno una differenza importante. Ormai gli storici non tendono a scrivere testi complessivi sul confine orientale, o in qualche caso sì, ma meno frequentemente di una volta, e invece si concentrano su temi specifici. Il primo di Guido Krajnc, Il dolore e l'esilio, che prende in considerazione il confronto con quello che è successo in Europa sugli esili, sugli esodi di popolazioni tedesche, polacche, russe e così via, dopo la Seconda Guerra Mondiale, con un'analisi di fronte dei livelli europei. Ma ci sono anche dei, come dire, studi ormai di nicchia. Il libro che vedete dopo Venuti a Trieste, con la casa editrice non è sfuggita, ma una casa editrice legata all'ospedale psichiatrico di Trieste, ed è un'indagine sugli effetti dello spaesamento, di lasciare i propri paesi, in Istria soprattutto, e arrivare in una grande città come Trieste, e gli effetti sulla salute mentale dei italiani. Allora, riguarda un gruppo molto particolare, molto limitato e piccolo di persone, però questa ormai è l'indagine, fanno ricerche di questo tipo. Anche il libro pubblicato dalla KV, che è una casa editrice di Udine, con un titolo che può sembrare Fenomenologia di un martirologio mediatico, non fa altro che studiare le reazioni mediatiche, stampa, TV, i discorsi dei presidenti della Repubblica sul giorno del ricordo, criticando le varie posizioni e mettendo in rilievo le storture, l'uso politico, eccetera, del fenomeno. Quindi si studia cose che attorno al giorno del ricordo, alla memoria. L'ultimo che vedete è uscito in questi giorni, un mese fa, Eric Gobetti, anche questo, E allora le foibe, più che un libro su foibe, esodo, eccetera, di cui parla ovviamente, è un libro sull'orgoglio dello storico e sull'onestà dello storico, perché è un ricercatore che è stato più volte contestato, minacciato anche da gruppi di destra, neofascisti e altro, si è stancato e ha fatto un pamphlet in cui dà tutte le ragioni della libertà dello storico e delle sue ricerche, che devono essere semmai messe a confronto con altre ricerche, ma non parole. Nella fila in basso vedete tre volumi. Per farvi capire che contemporaneamente alla diffusione di questi temi è stato uno sforzo anche di divulgazione, molto acuto e molto, come dire, anche seguito in parte, in buona parte, di 3 anni fa, 1998, I Viaggi di Erodoto era una rivista di didattica della storia. Ed è stato pubblicato da Bruno Mondadori, era una rivista che usciva 3-4 volte all'anno, forse anche di più, online, offriva degli strumenti agli insegnanti per affrontare in questo problema storico. I rapporti sloveni-italo-sloveni è il prodotto dell'incontro tra storici sloveni e italiani. Nel 2000 è uscito, è stato pubblicato su alcune riviste storiche, sui giornali, non ufficialmente dallo Stato italiano che aveva dato l'incarico. Lo Stato sloveno, invece, che era il cofinanziatore assieme allo Stato italiano, ha pubblicato questi risultati di questo confronto fra storici, e vedete anche qui i rapporti tra nazionali di quegli anni. Questa è un'edizione dell'Ampi di 2 anni fa, 3 anni fa, del 2017, dell'Ampi regionale del Friuli Venezia Giulia, ne ha pubblicato più volte per diffonderlo almeno tra gli iscritti. E l'ultimo vedete, il Vademecum per il giorno del ricordo del 2019, perché è nato all'interno dell'Istituto della Resistenza di Trieste, perché
storici che fanno riferimento a quell'istituto si sono accorti, passano gli anni, sono tantissimi libri, ma sia giornalisti usano molto spesso, non dico tutti, ma una buona parte, stereotipi, informazioni sbagliate, eccetera, dando, mentre i politici possono dire quello che vogliono da tanti anni, no? Vadano ai contenuti, ma in gran parte hanno altri, come dire, intendimenti. Rivolto alla stampa, ai politici, ovviamente anche a un pubblico più ampio, semplicissimo, addirittura arrivando a fare domande e risposte, come si usa, è questo, proprio per la divulgazione corretta del tema. Andiamo avanti, possiamo saltare una diapositiva, andiamo subito due avanti, che c'è un altro libro. Ecco, da qui comincio un po' a cercare di contestualizzare i fatti. Quello che vedete è il territorio dell'Alto Adriatico, con oggi vedete ci sono quattro stati che insistono in quest'area, che se mettete partite da Trieste nel giro di 250 chilometri c'è tutto questo territorio. Ci sono quattro confini che vedete qui, Slovenia, Croazia e così via. Vedete in basso è quella penisola a forma di triangolo che gran parte appartiene alla Croazia oggi e la parte più settentrionale è l'Istria slovena con la città di Capodistria. Però 100 anni fa, se andiamo avanti con la diapositiva, 100 anni fa non era questa la situazione confinaria. 100 anni fa, 100 ormai devo dire 102, 103 anni, nel 1918, quando cambiano i confini, ma fino a quell'anno c'era un unico confine, quello segnato in rosso che vedete, Regno d'Italia da una parte, con la provincia di Udine, e confinava con il litorale austriaco, che era un land, una regione austriaca, assieme alla Carinzia, eccetera. A destra vedete un piccolo pezzo della Croazia con la città di Fiume, che era sempre degli Asburgo, della monarchia asburgica, però faceva parte del Regno di Ungheria, che era la doppia monarchia chiamata. E Fiume era il porto della Croazia, dell'Ungheria, scusate, e i treni partivano dal porto e andavano fino a Budapest, come da Trieste i treni partivano e andavano verso Vienna. Quindi erano due mondi a confronto, però c'era un unico confine con due stati, Italia ed Austria, che si trovavano. Sotto questo confine vedete invece un'altra serie di confini meno visibili. Se si può girare la diapositiva, vedete quello che sto per dirvi, intanto che attendo che la diapositiva, ecco, vada avanti. È una cartina etnica che vedete qui del 1855, di un famoso geografo etnologo. Era austriaco, anche la provincia di Udine non era ancora italiana nel 1955, l'unità d'Italia ancora da venire, rappresenta un po' diversi usi linguistici presenti in questa regione, e quindi in giallo rappresentati gli italiani e gli altri colori li vedete. Ovviamente l'Istria era rappresentata l'uso della lingua italiana era diffuso lungo le coste e la parte interna dove c'erano meno abitanti, mentre sulle coste sono i croati principalmente e poi più a nord gli sloveni. E questo bisogna tenere presente per capire le dinamiche poi delle contestazioni. Guardate i territori nella loro ampiezza per capire cosa succede dopo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale cambierà i confini, vediamo cosa succede. Andiamo avanti un momentino. Se si può andare avanti con la
Diapositiva. Ecco, questo è un simbolo, non vi so la prima guerra mondiale, però questo è il simbolo di quello che resta della guerra, sono enormi in cui sono sepolti soldati che hanno combattuto. Questo è Re di Puglia e Caporetto, uno è in Italia, in provincia di Gorizia, l'altro è in Slovenia, lungo la valle dell'Isonzo. E sono due, come dire, cimiteri monumentali. Di Puglia penso che è noto abbastanza dappertutto in Italia, forse meno noto il monumento di Caporetto che vedete su un cucuzzolo. Uno contiene 100.000 caduti italiani al Re di Puglia, a Caporetto invece sono un po' di meno, sono circa 40.000 in totale, che parte anche di caduti austriaci. Loro caratteristica, non hanno la caratteristica di monumentalità, ma sono tipici cimiteri militari con le croci o con i cippi disposti regolarmente sul suolo. Andiamo avanti, alla fine della guerra mondiale, tanti cimiteri, quindi il segno delle morti, anche per aver provocato delle ondate di profughi, circa 1 milione di persone tra il Trentino e Alto Adige, il Trentino soprattutto, il Trentino, la zona di Gorizia soprattutto, la valle dell'Isonzo. Questa è una delle tantissime immagini di anziani, donne, bambini che nel 15 con l'avanzata dell'esercito italiano hanno dovuto lasciare in questo caso Gorizia, ma anche lì si è stata interessata dalla profuganza, l'allontanamento di profughi, soprattutto nella parte meridionale, la zona di Pola, perché era una base militare tedesca, quindi per avere libertà di movimento dei militari e della marina austro-ungarica, tutta nei cantieri, nella base militare è stata allontanata, migliaia e migliaia di persone in campi profughi che sono esistiti durante tutta la guerra. Se andiamo avanti, l'effetto che invece della prima guerra mondiale che tutti studi dal punto di vista come dire strategico, militare, eccetera, è la variazione del confine. Queste due cartine, vedete a sinistra il litorale che avete visto prima, la regione austriaca che confinava con l'Italia, e a fianco la linea rossa del confine italiano che arriva dentro lo Stato, il Regno, tutta l'Istria, con anche porzioni della Carniola e la città di Fiume. Infatti qui parlo di Trattato di Roma, in cui si decide l'annessione all'Italia di Fiume, dopo essere stato per 4 anni stato libero di Fiume, uno Stato indipendente. Dovete immaginare questo confine dell'Italia che porta dentro lo Stato italiano una quantità enorme di cittadini di altra lingua. Quei croati presenti in Istria e quei sloveni presenti sia nella provincia di Trieste, nella provincia di Gorizia, che vedete questa in alto, che cambia un po' il destino fa crescere la conflittualità in quest'anno per l'arrivo di uno Stato, prima il controllo di un governatorato militare che dura fino a metà 19 e poi un governatorato civile, però non frutto di elezione o di altro, indicato dallo Stato italiano, che durerà fino al 21 se ricordo bene, e poi l'arrivo dello Stato fascista, in cui il nazionalismo verrà sempre più diventerà sempre più la religione
la meta dello Stato, per cui inizierà la persecuzione oppure i tentativi di assimilazione delle componenti croate tedesche. Ma i tedeschi erano le percentuali di cittadini tedeschi a Trieste, Gorizia, nelle città che lasciano qualcuno più tardi, ma in gran parte nel 19 la regione è occupata dagli italiani. Tendiamo quello che il fascismo ha, come il fascismo si presenta, è emblematica questa immagine del Narodny Dom. È l'edificio che è stato visitato dai presidenti quest'anno nel luglio del 2020, erano 100 anni dall'incendio subito da questo edificio nel 13 luglio del 20, e quest'anno sono i due presidenti della Slovenia e dell'Italia sono entrati in questo edificio e hanno posato delle corone a ricordo di quanto era successo. Se vedete le date, è 13 luglio del 20. E questa immagine era l'assalto fatto a questo edificio, rappresentava la comunità slovena della città italiana, ormai italiana di Trieste, il segno di quello che succederà negli anni seguenti da parte del fascismo nei rapporti con sloveni e con croati presenti in tutta la regione che comincerà a chiamarsi Venezia Giulia, non più litorale austriaco ma Venezia Giulia. L'incendio di questo avviene pochi mesi prima del trattato di Rapallo, in cui si stabilisce quel confine che avete visto prima. Quindi era una pressione verso le trattative di Piafiume, c'era D'Annunzio. Quindi diciamo, un nazionalismo si esprime in tanti modi. E il primo fascismo a Trieste è stato, come dire, è l'inizio delle azioni squadristiche che poi seguiranno a Trieste, nella Venezia Giulia, ma in tutta Italia. Andiamo avanti. Una diapositiva, ci sono ancora due esempi che indicano le azioni del fascismo. Aver chiuso le scuole delle minoranze slovene e croate, e quindi obbligando i ragazzi solo nella lingua italiana, ha fatto reagire la popolazione, soprattutto i giovani sloveni, soprattutto sloveni ma anche croati, e anche tra loro c'erano i nazionalisti che volevano combattere per la loro nazionalità, ma in questo caso per difendere la loro nazionalità. Questo famoso processo 130, che è il secondo monumento visitato quest'anno, monumento ricorda il processo del 1930, del settembre del 1930, contro un gruppo di terroristi sloveni, facevano attività terroristica nel senso che minacciavano, mettevano qualche bomba sulle vie di comunicazione, sulle scuole dove frequentate da sloveni, mettevano di notte, perché erano scuole dove si insegnava in italiano, in modo da non renderle praticabile. Nel 30 hanno messo un'onata enorme di giovani sloveni processati, condannati a morte, diversi, poi quelli effettivamente uccisi sono stati quattro giovani. Invece il monumento quest'anno è stata la visita dei due presidenti italiano e sloveno. È la prima volta che succede ed è una cosa nuovissima, quindi di un impatto anche importante dal punto di vista simbolico, perché questo luogo è ogni anno celebrato la ricorrenza del processo e della condanna a morte, scusate, dell'uccisione di questi giovani da tutti gli sloveni del Carso, Triestino, che dai sloveni di Slovenia, quelli della Repubblica di Slovenia, e quindi arrivano corriere da tutta buona parte della Slovenia, e la pianura dove sono stati fucilati si riempie di persone. Quindi è un luogo della memoria importante per gli sloveni. Già nel 30
sostengono è la prima ribellione armata contro il fascismo nell'area nostra. Nella diapositiva vediamo ancora una immagine che ha a che fare con che forse pochi conoscono. No, questa prima del fascismo, basta questa. Volevo riguardo al fascismo anche questa, in questo caso, ma della persecuzione degli ebrei. Questo che vedete è un palco davanti al municipio di Trieste, che nel settembre del 38 annuncia che il fascismo è, e quindi bisogna essere duri con chi il fascismo, il razzismo deve colpire. In quel caso la minoranza slovena, che erano già state fatte alcuni decreti sulla eliminazione dalle scuole di insegnanti e studenti di origine di religione ebraica, e a Trieste, mentre andava a Monaco al famoso incontro con Hitler sulla spartizione dei sudetti, eccetera, si ferma e fa un discorso tratto sulla politica internazionale, ma dedica uno spazio alla cultura razzista del fascismo, che dice: sono cretini quelli che pensano, imitiamo altri, e dice: il fascismo è razzista e deve essere orgoglioso di essere, perché distinguere gli italiani dagli altri. Gli altri erano gli ebrei in questo caso, ma già distingueva gli italiani dai sloveni e croati già negli anni 20. Andiamo avanti, e questo quindi siamo nel 38, inizia la guerra. E, ricordo bene l'inizio invece della seconda guerra mondiale. Queste due cartine vi mostrano, sono lo stesso territorio, per farvi vedere il regno di Jugoslavia, che è una parte soltanto la parte più settentrionale del regno di Jugoslavia, come si chiamava dal 1930 in poi, e cosa è successo nel 41, quando la Jugoslavia, che non aveva dichiarato guerra a nessuno, ma è stato dal Regno d'Italia, dal Terzo Reich, dall'Ungheria e dalla Bulgaria. Il territorio è stato, come dire, negato. Le zone grigie che vedete sono le zone annesse all'Italia. Se andiamo avanti, vediamo in grande questa foto, questa immagine qui. Ecco, questa che vedete è del 41-43. E l'Italia, quando aggredisce assieme alla Germania la Jugoslavia, occupa la zona di Lubiana, quella Slovenia meridionale, e poi una buona parte, alcune isole come Arbe, l'isola di Velia, che vedete a nord, la Dalmazia centrale, anche il Montenegro viene occupato. Però queste zone in grigio sono non solo occupate, ma sono zone annesse. Il 18 maggio del 41, lo Stato italiano, il contatto, il 18 maggio viene, come dire, fatto un decreto firmato dal re Vittorio Emanuele III e da Mussolini, in cui questi territori sono dichiarati annessi all'Italia. Per cui quando vedete scritto provincia di Lubiana oppure governatorato di Dalmazia, sono territori a tutti gli effetti italiani in quel momento, ovviamente riconosciuti soltanto dagli alleati, da Hitler, dal Giappone, Ungheria e Bulgaria, no? Non hanno altro valore, però sono territori annessi. Trovate la gazzetta ufficiale con le dichiarazioni di annessione, ma quello che più va osservato qui è che la parte centrale della Jugoslavia, non, ormai scomparsa, è indipendente croato, che era uno stato fascista, il cui capo era il capo degli Ustasha, cioè come il partito fascista
croato, che si annette oltre alla Bosnia, alla Croazia vera e propria e la Slavonia, anche la Bosnia-Erzegovina. Per cui questo enorme Stato, alleato con Hitler e con Mussolini, non poteva esistere se non aiutato da questi due elaborazionisti a tutti gli effetti, che crea quelle lotte poi intestine tra serbi da una parte e croati e tutti e due poi contro i partigiani jugoslavi del tempo. Quindi questa è la situazione dell'inizio della guerra, che dura fino al 43. Il 43 è l'anno fatale in cui cambia un po', l'Italia non è più uno stato occupante che continua la guerra occupando altri stati, ma comincia a essere occupato lei stessa. E allora la presenza di questo stato croato collaborazionista, con i croati presenti anche in Istria, dovete immaginare cosa succede con l'8 settembre e il crollo dell'esercito italiano. Il crollo dell'esercito italiano segna l'inizio di quella stagione delle foibe, che comincia proprio in Istria, che qui avanti con la diapositiva vi spiego meglio i risultati. Ecco, questo è sempre un ingrandimento della provincia di Lubiana che vedete qui. La fiume grande si è ingrandita, ha allargato il territorio con territori croati, l'isola di Veglia, l'isola di Arbe. Ho messo questo puntino verde con la città, il paese, un piccolo paese di Dane, ambientato quella foto. Se giri la diapositiva vediamo una foto per capire cos'è la guerra in quel momento. Positiva. Ecco, questa è una foto molto nota, purtroppo. Sono militari italiani che fucilano, come dire, dei contadini che probabilmente appoggiavano i partigiani, eccetera. Questa foto è una di una serie in cui si vede queste cinque persone costrette a scavare la fossa dove saranno sepolti, e una volta non utilizzavo queste immagini di violenza, e questa, e soprattutto da quando questa immagine è stata utilizzata e tutto, con l'indicazione che questi sono i partigiani che uccidono gli italiani. E quindi è importante ripresi mentre stanno uccidendo. È un'immagine anche questa che sta diventando un simbolo di quello che è stata l'occupazione italiana della Slovenia. Vediamo se la diapositiva. Vediamo che in quel periodo in Italia sorgono centinaia, non uno o due, centinaia di luoghi in cui sono rinchiusi civili sloveni e croati. Questa è un'immagine del campo di concentramento presente a Gonars, in provincia di Udine. Un altro altrettanto famoso era sull'isola di Arbe, tutti e due letali, specialmente quello di Arbe. Civili sloveni e anche croati, soprattutto anziani, hanno perso la vita non per essere uccisi, ma per fame, freddo, malattie, eccetera. E quindi è una storia abbastanza nota anche questo, che è portato degli studi negli ultimi anni. Se andiamo avanti ancora un po', vediamo che queste tragedie, come dire, sono un po', cambiano aspetto con l'8 settembre, come vi dicevo, è tutti noto, e avrà conseguenze terribili soprattutto sull'Istria inizialmente. Provo a girare, vediamo ancora questa un'altra diapositiva. Ecco, questa che vedete è l'Istria, e ho indicato cosa succede nel momento in cui viene meno il controllo militare degli italiani. E lo
fuggono l'esercito di raggiungere Trieste, ma italiani che giungono dalla Dalmazia, arrivano a Fiume dove l'esercito italiano e poi proseguono, attraversano l'Istria, raggiungono Trieste e poi cercano di raggiungere la propria casa, no? Tanti scambiano le armi con i primi insorti in Dalmazia e poi anche in Istria, però l'Istria senza dell'esercito italiano che scompare è oggetto di una insurrezione su vasta scala popolare, come dire. Penso che non è diretta da qualcuno inizialmente. Inizialmente sono una ribellione croata. Ricordo che in gran parte erano in una posizione particolare, non è che avevano riferimento soltanto l'esercito di liberazione, avevano come riferimento anche le erano nazionalisti serbi e croati e nazionalisti croati in Istria, quindi le componenti danno vita assieme anche lungo la costa, componenti italiane, c'erano anche degli antifascisti italiani, fanno un'insurrezione che venne definita Pupo nei suoi libri di solito un'insurrezione popolare perché si esplica soprattutto in attacchi ai comuni, ai gai, ai silos che contenevano derrate alimentari e così via. No? E in questo caso avvengono quelle eliminazioni di persone come foibe istriane. Questo avviene dopo l'8 settembre 43. Non immediatamente. L'insurrezione porta anche alla caccia dei fascisti presenti e qui ha un influsso il passato, cioè aver italianizzato i nomi dei paesi, i nomi propri dei cittadini che avevano cognomi croati o sloveni, ma anche le scuole in cui si imparava. Allora, soprattutto una parte dell'insurrezione è gestita da nazionalisti croati, che sono considerati rappresentanti dell'italianità, della presenza italiana in Istria, e tra le varie cose, soprattutto la borghesia italiana, che vuol dire avvocati, medici, amministratori, ho già detto, perché questi magari sono venuti dall'Italia in parte. Tanti erano originari autoctoni italiani Tanti vengono arrestati, anche insegnanti, cioè, tanti insegnanti, questi sono, come dire, la caratteristica sociale di quei corpi nell'ottobre del 43, da diverse cavità, quelle che si chiamano foibe, che sono presenti, come vedete, dove ci sono quei puntini rossi che ho segnato, anche più di una foibe, ovviamente, località principali in cui sono stati recuperati. Come vedete, in quell'occasione sono state esplorate tutte le voragini che sono presenti in 12 foibe o cave o sepolture anche comuni, sono stati recuperati corpi. Metà dei quali aveva anche la divisa, erano in divisa, quindi sono i dati certi, nel senso 217 corpi, come dire, ipotesi, eccetera, sono quelli effettivamente delle squadre di pompieri, dei pompieri di Pola, che hanno lavorato fino alla fine dell'anno del 43. Però
altri non sono stati trovati, altri corpi, e secondo le denunce di scomparsa si arriva a circa 500 scomparsi. I numeri variano anche qui, perché il numero tondo dice che certezza non c'è. 217 sono quelli effettivi recuperati, circa 500 sono quelli effettivamente scomparsi, che possono essere buttati, uccisi buttandoli in mare e così via, oppure non rintracciati. Quindi questa è un po' la situazione dell'Ist del 43, insurrezione popolare e quindi eliminazione un po' quindi degli italiani. Ricordato anche che nella zona che vedete qui sulla destra della cartina dove c'è scritto Vines, Arsia, era una famosa miniera che è stata oggetto di un incidente terminerario che ha fatto più morti dei Marcinelle negli anni 50 in Belgio del 39. Quindi lì sono scomparsi, per esempio, tra queste persone scomparse in Istria, dirigenti provenienti dalla Sardegna, dei Sardi, erano lì venuti dal Sulcis, esperti minerari, e quindi il fatto di quell'incidente fa pensare che la violenza verso queste persone sia dovuta proprio all'assistenza dopo l'incidente o all'incidente stesso e quindi alla tensione che aveva creato. Detto questo, però, è anche un intento politico, che l'insurrezione è stata inizialmente non diretta, se non localmente, dai vari, come dire, esponenti del nazionalismo croato, ma immediatamente nel 9-10 cominciano ad arrivare anche dei partigiani provenienti dai Balcani. Non è l'esercito jugoslavo di Tito che arriva in Istria nel 43, era impegnato a combattere in Bosnia-Erzegovina e quindi anche in altre parti della Jugoslavia, però riesce a mandare circa 200 Cecotti, non si sente. Penso Cecotti che non si sente, ecco. sì. Bene, allora dicevo, oltre all'insurrezione popolare c'è stato questo tentativo di controllo da parte delle forze partigiane che elaborano un progetto politico preciso. Quello che è rilevante dal punto di vista storico è a Pisino, al centro dell'Istria, capoluogo croato dell'Istria, viene fatta una riunione a cui partecipano. Sono invitati anche dei rappresentanti antifascisti italiani e viene proclamata l'annessione dell'Istria alla madrepatria croata. È un atto politico evidente che avrà le sue conseguenze in futuro. Se andiamo avanti, se no facciamo diapositive. Ecco, questo è il castello di Pisino, dove tanti di quelli arrestati in quella fascia centrale dell'Istria vengono rinchiusi. E in questo castello verranno portati fuori le prime settimane di ottobre perché stavano arrivando
esercito tedesco, e quindi quella settimana venivano uccisi e poi i loro cadaveri occultati nelle foibe moltissime persone. In questo castello aveva la sede il Tribunale del Popolo, come lo chiamavano i partigiani comunisti, per processare gli arrestati. Andiamo avanti. Queste sono le immagini del riconoscimento, sono immagini molto note, girano un gruppo di immagini che sono un po' sempre quelle, ma siamo a Pisino con i familiari che cercano di riconoscere i cadaveri recuperati. Vai avanti. Ecco, quello che va ricordato, quello che vedete qui è che i recuperi dei cadaveri nelle foibe del 43 sono continuamente messi in pubblicati sui giornali italiani, ma anche sul Corriere della Sera, per dire. Ogni recupero di salme veniva reso noto con tutti i loro particolari. Quindi è una cosa ben conosciuta, serviva anche come stimolo a combattere contro i comunisti per le stragi che avevano fatto in quell'occasione. Alla prossima diapositiva. Ecco, questo finisce la stagione delle foibe istriane tra fine settembre e prima settimana di ottobre. Verso il 10 ottobre cessano le uccisioni, occupano tutta l'Istria, tutto il litorale, poi insomma tutta l'Italia, e poi proseguono da questo territorio verso i Balcani, però in realtà passando in Istria fanno 2500 morti, perché non è poco, 500 morti spariti con l'insurrezione delle foibe e altri 2500 scomparsi per la presenza tedesca. Due divisioni passano tutta l'Istria, bombardano anche Pisino con cannoni, anche con mitragliamenti aerei, per cui una volta sembrava incredibile la storia, però il volume pubblicato recentemente sulle stragi naziste in Italia, si può vedere anche online, sull'Istria, è veramente emerso che le vittime sono 2500. Il litorale adriatico e le prealpi sono due zone di operazione in cui la Repubblica Sociale Italiana non poteva mettere piede. Era gestita direttamente dall'esercito tedesco e quello che rappresenta quei puntini rossi sono la presenza di lager di Bolzano e lager a Trieste della Risiera di San Sabba, e un lager dipendente da Mauthausen a nord del confine sveno. Se andiamo avanti, vediamo adesso, se non sbaglio, l'8 settembre, andiamo avanti ancora, sono i militari italiani portati via, la risiera di San Sabba, andiamo avanti. E questa cartina cerca di mostrare un po' la fine della guerra in questo territorio, i tedeschi in ritirata e due eserciti tra loro alleati, quello jugoslavo segnato dalle frecce rosse e quello anglo-americano segnato dalle frecce azzurre che vedete, che si dirigono verso nord, quello americano, e quello jugoslavo invece direttamente verso Trieste e verso Gorizia. L'esercito jugoslavo a Trieste il 1 maggio e il 2 maggio arriva l'esercito anglo-americano. Anche in questo caso è il crollo del controllo del territorio da parte di un esercito, quello tedesco. Andiamo avanti, vediamo cosa succede. È il secondo periodo che viene definito, perché a Trieste e Gorizia e tutta l'Istria in quel momento non è come nel 43 un'insurrezione, è un territorio occupato da un esercito. Esercito jugoslavo, e quindi quello che succede in quel territorio, la responsabilità è ben definita, è dell'esercito occupante.
gli angloamericani e i jugoslavi erano alleati. Gli angloamericani si sono insediati al castello di Miramare e in altri alberghi al centro della città, però l'amministrazione è lasciata agli arresti, come vedete qui, e se guardiamo la prossima diapositiva vediamo anche le motivazioni di il resto, il periodo che si chiama delle foibe giuliane in questo caso, che riguarda la fascia attorno a Trieste, Podistria, territori che oggi sono, fanno parte della Slovenia, e qui sono i luoghi dove sono state recuperate. Se andiamo avanti ancora una, andiamo avanti con la diapositiva. Dirvi le motivazioni, allora, intanto che la diapositiva giri. I ritrovamenti volevo mostrarvi una immagine di una foiba. Questa è la foiba Plutone, tuttora aperta, anche pericolosa da avvicinarsi. Se andiamo avanti veloce, sono delle insenature che si aprono sul terreno. Questa è la stessa foiba vista da più vicino, molto profonda, a un'ottantina di metri. Vai avanti ancora. Vi mostro anche foibe, non sono sempre così enormi, chiamano foibe anche aperture come questa, che sono al massimo, ecco, in cui anche qui qualche corpo è stato trovato in provincia di Gorizia. Andiamo avanti. Le ricerche in una foibe sul Carso non individuata, ma anche qui, come vedete, sono dei parenti che di vedere, ecco questo. Ah no, metti quella dopo. Ecco, questa è un po' la spiegazione che danno gli storici sulle foibe giuliane del 45. Sono arrestati in gran numero tutti quelli che avevano la divisa, che erano militari. Attorno a Trieste bisogna ricordare che c'è stata una battaglia fino al 3 maggio. Opicina e Basovizza è stato oggetto di scontri tra esercito tedesco e jugoslavo per 3 giorni, quindi con una marea di morti anche di entrambe le parti. Alla fine, quando la resa dei tedeschi ha portato all'arresto enorme di militari, anche italiani, reparti in divisa durante la presenza jugoslava a Trieste, sono stati tutti quelli che giravano con delle divise, le guardie di finanza, la questura, erano la Gorizia dei carabinieri, ancora non erano come corpo, era stato praticamente sciolto dai tedeschi, però c'erano a Gorizia, in città in particolare, c'erano ancora dei carabinieri che giravano in divisa, arrestati anche in guardia civica che collaborava con i tedeschi nell'ordine pubblico a Trieste, amministratori fascisti, civili inermi, quando non si può spiegare perché sono stati arrestati, ma tanti sono stati deportati, circa 17.000 persone sono state deportate tra militari, tutto in gran parte liberati e sono tornati a casa. Quello che è successo a Trieste immediatamente sono le esecuzioni sul momento e i corpi recuperati, vedete le cifre qui sotto, sono 865 recuperi e effettuati metà dei quali, 464, da 48 foibe, tra tutte quelle migliaia che hanno esplorato. Altri 400 sono stati ritrovati in città, negli scontri per il momento dell'arrivo degli jugoslavi. Ovviamente tra quelli che sono stati deportati, portati via, non sono più ritornati, una cifra veramente alta che è tra 4.000 e 5.000 persone. Quindi questa è la cifra di quello, il costo di questo periodo di controllo jugoslavo della città di Trieste e di Gorizia e delle zone limitrofe. E su questi numeri bisogna ragionare, non si può esagerare di più.
non si può mettere anche i morti in guerra, è un numero già di per sé molto molto elevato. Ci sono anche, come vedete nelle indicazioni, stati alcuni membri del CLN di Gorizia e di Trieste. Soprattutto di Gorizia si sanno diversi nomi, ma anche di Trieste, sono una trentina di persone e che non sono tornate. Allora, anche qui bisognerebbe fare tutto un lungo discorso sul CLN triestino, soprattutto in cui c'è stata una rottura tra la componente comunista nel 1944 e le altre componenti politiche, da libertà, cattolici, socialisti, eccetera, liberali, eccetera, per cui gli arrestati erano quelli non comunisti, per cui questa scomparsa di gente anche che aveva combattuto è un segno terribile, e ha a che fare con la politica, cioè con eliminare persone che dal punto di vista ideologico avevano combattuto contro i fascisti, rivendicavano la loro partecipazione alla resistenza e che però non accettavano l'annessione alla Jugoslavia e soprattutto non accettavano il comunismo, eccetera. Quindi in questo caso, questo è un caso unico in questa nostra regione. Quindi questo sono il generale delle foibe. Se andiamo avanti ancora una delle foibe del 45. Questi avvenimenti oggi sono ricordati, ma è saltata un'immagine questa è la foiba di Basovizza come si presentava fino al 2007, mentre oggi andiamo avanti, oggi il monumento se giriamo ancora questo è un altro monumento nei pressi della foiba di Basovizza, e la foiba di Basovizza in realtà non è una foiba naturale, è un foro di miniera, e quindi un pozzo di miniera, era scavato all'inizio del secolo e poi riempito di tante cose, dai residui della prima guerra mondiale, rifiuti tra le due guerre. Poi dovrebbe esserci un strato di cadaveri gettati nelle foibe, come si dice, però bisogna anche dire che non sono mai stati verificati questi dati, perché dopo la guerra è stata riutilizzata come luogo in cui si buttavano tutti della città, cioè il sindaco di Trieste aveva autorizzato ad usare quel pozzo come degli anni 50 come discarica. Non solo, gli americani quando sono andati via hanno gettato dentro mobili, uffici, eccetera, mobili d'ufficio, autocarri anche, quindi tentativi di recuperare se ci fossero dei cadaveri sono stati fatti dagli americani anche prima di buttare dentro le loro cose, hanno recuperato dei pezzi di cadaveri, dei resti ormai decomposti, ma hanno smesso subito, ma senza spiegare perché, se perché non c'era altro, perché non riuscivano o altre cose. Per cui oggi è un luogo della memoria per tutti quelli scomparsi e per quei parenti che non hanno visto i loro cari tornare, e dopo si può discutere, i storici di fronte alla non documentazione non possono dire niente, però sono sempre quei 5.000 e questo è il dato pesante. Se andiamo avanti, come finisce? Finisce con la separazione, l'occupazione dei Jugoslava di Trieste e di Gorizia, finisce nel 12 giugno del 45. Questa cartina vi mostra la linea di divisione dei due eserciti. Non è un confine questo che vedete al centro, quei puntini, quella linea. È la linea Morgan, si chiama, da un generale americano, che decide, che hanno stabilito tra Jugoslavia e Italia questo anglo-americani, che l'esercito jugoslavo doveva allontanarsi da Trieste perché serviva il porto di Trieste e anche il porto di Pola, se vedete in fondo all'Istria, c'è la Doma A della Venezia Giulia, e quindi i jugoslavi devono allontanarsi. Non lo fanno volentieri, ovviamente, ma pressati più che degli anglo-americani da
da Stalin e dalla Russia, che aveva già interesse più a, ad avanzare a nord, a prendere territori lì, mentre gli, gli americani gli hanno dato un, tu hai preso la Polonia e noi abbiamo bisogno di questo porto, questo in sintesi banale. Però questo è la, il momento in cui si allontanano. I confini invece verranno decisi dopo, se andiamo avanti. Decisi dopo, passano circa due anni, quasi due anni, e i confini verranno decisi il 10 febbraio del 47, per cui il giorno del ricordo è messo in quell'occasione, e il confine nuovo è questo, che in gran parte, questa parte nord è la stessa del 1918 praticamente, il confine, il vecchio confine, anzi del 1866, no, del 1866, terza guerra d'indipendenza, con invece si, si distingue questa parte più a sud. La novità in questo tracciato di confine che era stato proposto dai francesi è, vede anche la presenza di un territorio che doveva essere indipendente, si chiama territorio libero di Trieste e ha questa forma, e tutta la sua esistenza fino al 54, dal 47 al 54, sarà diviso in due parti, una controllata dagli anglo-americani, Trieste e tutta la Domaa, mentre il sud era controllato provvisoriamente dalla, dalla, dall'esercito popolare jugoslavo. La zona B vedrà poi l'esodo del 54, quando anche questo territorio sarà diviso e la zona A sarà assegnata all'Italia e la zona B sarà assegnata alla Jugoslavia. Io forse mi fermerei qui, perché abbiamo fatto un po' lungo, non so sulle connessioni che vedo. Non si sente bene la mia voce? No. No. Mi sentite? Sì, scusa, scusa Cecotti, c'erano stati dei momenti in cui diciamo così, la voce non era sempre bella lineare, adesso non si sa se dipende da, dal programma o se dipende da, credo che dipenda dal programma, cioè dal mio... da, da non fluidità. Ah, mi dispiace, non so. Ma, ma sempre? Tutto il tempo? No, non sempre. C'è stato dei momenti, a parte il momento in cui si è, ti eri anche scollegato, no? Però dopo comunque c'è sempre stato alcune frasi che non si capivano fino in fondo, ma forse dipende dal collegamento, ecco, non credo che possa dipendere da te. Adesso bisogna sentire il nostro regista a che punto è, se ha delle domande da poterti porre. Noi non lo vediamo, lui però dovrebbe sentirci. È troppo tempo che io sappia, non si è parlato del massacro delle foibe. Io, per esempio, sono venuto a correre solo dopo aver letto il libro di Norma Cossetto, per questa dimenticanza. Allora, il libro su Norma Cossetto, penso di Frediano Sessi, quello che ha fatto conoscere abbastanza bene il dramma di Norma Cossetto, però questo è un libro molto recente, cioè, saranno 10 anni, 12, 15 anni forse. Io vi ho mostrato, parlavano delle foibe dell'esodo dal punto di vista storico, dal 1998. Non ho messo tra i libri che ho mostrato in gente quello di Roberto Spazzali, Foibe si chiama, un libro molto grosso, uscito nel 1990,
nel 1990. Nel 1990 si leggeva su questo libro, nelle pagine iniziali, questa frase, circa, dico a mente, non mi ricordo puntualmente le cose, ma dice, sulle foibe c'è una pubblicistica enorme. E il libro molto grosso, torno a dire, sono tutti resoconti della stampa, di giornali, di libretti, libricini che sono stati pubblicati dalla guerra fino ad oggi, fino al 1990. Quindi dava conto, questo è un libro pubblicato da un'associazione che si chiama Lega Nazionale, che è particolarmente nazionalista, è attiva ancora oggi in tutte queste celebrazioni e diceva la verità, cioè, era un libro molto, come ho detto all'inizio, gli storici hanno fatto la loro parte, però il grande pubblico continua ancora a dire, e anche la stampa, non sapevo niente, non so niente. Per questo inizio sempre queste conferenze mostrando alcuni libri, perché sono centinaia ormai, da 40 anni, da 30 anni ormai passiamo, c'è una intensa e utile pubblicazione, editoria legata al confine orientale e alle foibe. E quindi è giusto chiedersi come mai non il grande pubblico oppure vede solo quei filmati, eccetera. Io una risposta ce l'ho. Quando si parla di foibe c'è sempre ci sono diversi aspetti. Gli storici dicono un po' quei dati che avete visto, quelle indicazioni, quegli aspetti territoriali, contesto della guerra in cui avviene tutto questo. Parlano del nazionalismo, della guerra fatta dagli italiani nei territori dei Balcani, eccetera, e come questa guerra è arrivata fino in Italia, in casa nostra. Però ci sono altri che danno altre notizie. Chi sono questi altri? La storia delle foibe è in gran parte è fatta un po' dai politici. I politici non è che seguono gli storici, hanno altri fini e altri scopi. Non è che devono dar conto di quello che dicono, se non ai loro elettori, e quindi dicono cose che devono aggradire i loro elettori. Non dico una parte o l'altra, tutti, sempre. Va bene, questo è. D'altra parte c'è un'altra componente, che è quella della carta stampata, della televisione, dei mass media. Anche i mass media hanno altri scopi, non hanno quelli di ricostruire la storia. Come dire, loro hanno lo scopo di vendere principalmente, se non sono poi giornali legati a parti politiche, anche questo bisogna dirlo. Faccio presente che nel 16 il quotidiano di Udine, che si chiama Messaggero Veneto, ha fatto una campagna di 2 mesi su una foiba in cui c'erano 700, dovevano esserci 700, da 200 a 700 persone, in provincia di Udine, territorio non carsico, denunciato ai carabinieri perché avevano trovato un documento nell'archivio di Stato di Roma. Quello era un documento notissimo alla storiografia, però un'associazione nazionalista di Gorizia l'aveva trovato e ha denunciato ai carabinieri, che hanno cercato 2 mesi, questi poveri carabinieri, hanno anche detto già 10 anni fa questo documento è stato presentato, abbiamo cercato e non abbiamo trovato nessun riscontro, perché non c'erano riscontri. Lo storico, quei documenti, avevano trovato 30 anni prima, l'avevano analizzato, era un documento fatto dai servizi segreti mentre si discuteva sui confini. E allora era stato fatto apposta per mandarlo al Ministero degli Esteri italiano, dove è stato trovato, per fare la battaglia sui confini e denunciare la cattiveria dei comunisti, dell'esercito, eccetera. Ci sono tutti questi risvolti, uno storico, i documenti, deve analizzarli, capire, può essere un vero documento che dice il falso, come certe volte ci sono dei documenti falsi che dicono il vero. È complicato. Allora, il pubblico più vasto,
posto di fronte alle polemiche che ogni anno alle celebrazioni, perché tutti penso sono disposti a ricordare questa guerra, della guerra, quelle, tutti sono, nessuno dice, nessuno, non trovo neanche una negazione di, come tanti dicono, delle foibe, cioè ormai non è negabile che ci sono quelle cifre di uccisi, però bisogna anche fare il confronto con quando uno storico italiano va a confrontarsi con uno storico sloveno, quello sloveno mette sul tavolo le vittime della Jugoslavia, di cui io ho accennato qualcosa, ai campi di concentramento italiani, la Risiera, eccetera, le rappresaglie fatte dall'esercito italiano, eccetera. Ci sono tutte queste cose. Lo storico sloveno, quando fai un convegno, ti tira fuori, tu hai avuto quanti morti, quanti ne abbiamo avuto noi? La Jugoslavia nel suo insieme ha avuto 900.000 morti in tutta la guerra. L'Italia ne ha avuto 450.000, la metà, ma il numero degli abitanti era anche il doppio in Italia. Quindi la percentuale dei morti, e questo bisogna fare... rispettare tutte le vittime, capire il dramma di chi è morto, però la storia è fatta di numeri, di documenti, di certezze e non di rivendicazioni a scopo politico o per vendere un giornale, eccetera. Così anche non solo i giornali, ma anche le televisioni, ci sono un filo politico che viene contrapposto, per cui il cittadino italiano è posto di fronte, ma mi schiero con questo se dico quell'altro. Ultimamente, come il libro di Gubetti insegna, tanti storici sono sotto attacco per qualsiasi cosa dicono, addirittura Raul Pupo è stato contestato quando lui è l'autore di principale di quel vademecum del giorno del ricordo che dicevo prima, è stato contestato da alcune parti politiche, eppure il maggior storico, come dire, da anni ha dedicato a queste ricerche, e a lui io di solito mi rifaccio questi dati che ho, e quindi secondo me è l'approccio metodologico che viene fatto sia dalla politica sia dalla carta stampata che rende difficile questa, come dire, una larga comprensione, perché bisogna dare le colpe di chi, ma non si può criminalizzare sempre, non si può parlare di genocidio, perché è impossibile fare, oppure accostamenti con la Shoah, un'offesa per tutti gli ebrei morti nel, non fa confrontabile queste due cose. Le vittime sono vittime sempre, in qualsiasi momento, però non si può mettere sullo stesso piano un genocidio preparato a tavolino ed eseguito con morti nell'ambito della guerra in modo diverso. È grave sempre, però bisogna spiegare come, perché, ed è chiaro, tutte le indicazioni della storiografia portano all'intento politico dell'esercito jugoslavo. L'esercito jugoslavo intendeva occupare parte dell'Italia, dei territori orientali dell'Italia, e poi annettersi interamente. Questo è ovvio. Sarebbe folle anche pensare che un esercito vittorioso come il suo si ritirasse prima per non occupare. Va anche detto che l'Italia è stata dalla sua nascita uno dei paesi più pericolosi del Mediterraneo. Ha sempre fatto le guerre, non è mai stata aggredita da qualcuno. Ha sempre iniziato le guerre. L'ultima l'ha persa. Si dovrebbe imparare qualcosa, che la causa principale sono le guerre. Le guerre non si sa dove finiscono, come finiscono. La seconda guerra mondiale è stata disastrosa, perché soprattutto il razzismo contro le popolazioni, gli ebrei principalmente, ma anche i rom, omosessuali, eccetera, infatti l'idea della razza perfetta è una cosa, come dire, micidiale. Quello non bisogna far passare nessun intento razzista. Il problema non lo dobbiamo poi dire sempre: io non sapevo niente,
cioè non sapevo niente, ma adesso ci sono tutte le occasioni, i libri, per imparare. E quindi non è mai troppo tardi per imparare anche queste cose. Sono passati 70 anni. E poi un'altra cosa volevo dire, io ho mostrato alcune dovevo andare rapidamente perché non c'era tempo, ho mostrato tutte le due immagini di giornali del 43 che parlavano delle foibe. Le foibe si è parlato anche con filmati, eccetera, fino al 54 e anche il 56 un po', quando la questione di Trieste, del confine, era di ordine, all'ordine del giorno con manifestazioni in tutta Italia, a Trieste, eccetera. E quindi fino a quegli anni, poi è andata nel silenzio, in cui quando la Jugoslavia si è avvicinata agli occidentali, alla NATO, agli anglo-americani, e quindi è diventato, dopo aver fatto rotto con l'Unione Sovietica, è diventato partner degli occidentali. E quindi bisogna tenere presente tutte queste considerazioni. Ecco, non so se ho risposto, ma le considerazioni sono queste. Ho fatto a lunga? Posso andare? Va bene, Franco. Vediamo un po' se c'è qualche altro intervento. Chito, vuoi dire qualcosa? No, io non so, se non ci sono domande, io domande non ne faccio. In questo caso la mia opinione è molto da tempo, molto chiara, e ho trovato nella relazione e nell'esposizione di Franco Ceccotti delle risposte esaurienti a questa tematica. È chiaro che, e lui l'ha sottolineato più volte, l'utilizzo strumentale da parte, da qualsiasi parte avvenga, la politica non è mai, diciamo così, obiettiva, no? Perché ha degli interessi immediati. E lo stesso vale per tanti altri momenti della vita civile, cioè i media, i giornali e quant'altro. Il problema grosso, anche in questo caso, emerge con tutta la sua chiarezza, cioè fare storia ed essere, diciamo così, oggettivi sulle cose, che poi, diciamo così, la realtà o la verità nel senso assoluto non esiste, però l'obiettività e l'oggettività ci deve sempre essere. Il lavoro, diciamo così, che in questi anni ci hanno costretto sulla difensiva, cioè il giorno del ricordo nel 2004, in pratica ha trovato un po' tutti, anche a parte la gente, il cittadino, ma anche le forze politiche, in qualche caso impreparate. Io mi ricordo alcuni interventi del presidente Napolitano che li trovavo un po' stridenti nel modo in cui venivano espressi, cioè davano un po' fiato anche a coloro i quali le hanno sempre utilizzate queste cose. Oggi poi nel paese si è sviluppato, che molte amministrazioni sono governate dal centrodestra e appunto lo utilizzano in tutte le maniere, dove fanno passare quando va bene che foibe e le Shoah sono la stessa cosa, insomma è una cosa terribile, e questo è il dramma vero. Ecco, c'è da lavorare molto come su questo argomento, ma su tutti gli elementi che vengono utilizzati strumentale. Ecco, come ampi dobbiamo fare un grosso lavoro. Ecco, passando al problema tecnico di questa sera, ecco, queste conferenze possono avere dei limiti perché i mezzi che usiamo non sono efficienti, lo vedo anche dei servizi in televisione, molte volte intervistati non si riesce a capire cosa dicono perché il servizio, il collegamento non è perfetto. Se lo fanno questi tecnici possiamo anche, diciamo così, giustificarci noi,
però sono molto utili perché il relatore può non è necessariamente che abbia bisogno di muoversi, perché a parte i costi ma anche i tempi e quant'altro. Speriamo che nei prossimi mesi la pandemia ci lasci più respirare, dove anche a distanza ma possiamo usare altri mezzi, cioè trovare l'uditorio insieme con tutte le, e il relatore a distanza, in modo da poterne fare molte di più di questi tipi di attività. Ecco, questo era quello che volevo dire, non so, credo che per me è stata molto interessante sul piano personale. Alcune cose, l'orientamento mio era chiaro, alcune cose le ho anche già letto, anche di Eric Gobetti, che non è il primo libro che scrive, ma Eric, quindi ecco, credo proprio che dobbiamo fare sempre uno sforzo di non lasciarci trascinare nella polemica o verso il basso su queste questioni, ma tenerle sempre a un certo livello. Ringrazio quindi Cecotti, non so se vuoi aggiungere qualcosa tu, Donato, in merito a questo. Grazie, grazie Cecotti. Era un saluto, non ho sentito bene, non sentivo bene. Vi saluto, e prego un saluto, non ho sentito bene l'ultima. Sì. Sì, avevo detto al presidente se voleva dire qualcosa, comunque possiamo anche chiudere qua. Grazie di nuovo e ci risentiamo. Buone.